eccoci con la nuova e tanto attesa Nikon D800, con i suoi rivoluzionari 36 milioni di pixel su formato FX, quindi full frame 24x36, ma anche tutti i formati intermedi, visto che la risoluzione lo permette. Ma non solo risoluzione, anche estesa gamma dinamica, perché si ha la possibilità di poter operare anche a 50 ISO o equivalenza di 25.600. Ovviamente in questo caso sto parlando di sensibilità amplificate, ma nessun problema per il rumore, perché comunque anche ad alta sensibilità ha un livello qualitativo assolutamente sorprendente. Sono moltissime le novità che introduce la Nikon D800, a partire da un sistema autofocus nettamente migliorato nella qualità di informazione e dati che viene fornito al sistema di analisi, e quindi assolutamente un'efficienza maggiormente percettibile nelle condizioni critiche di messa a fuoco, ma anche un esplosimetro cresciuto notevolmente nelle informazioni cromatiche che vengono fornite, quindi sì al bilanciamento del bianco, al fill flash ITTL, ma anche al sistema autofocus, quindi un autofocus con un inseguimento del soggetto mai visto prima. Abbiamo poi rivoluzionarie funzionalità anche on camera, per il ritocco on camera di RAW, per poter sviluppare dei file variando bilanciamento del bianco e qualunque informazione e qualunque altra impostazione, quindi direttamente on camera molte potenzialità. Altre potenzialità nuove anche nella ripresa, per esempio la possibilità di richiedere un HDR on camera, e quindi da un singolo scatto la fotocamera automaticamente generare lo scatto sovraesposto e sottoposto, che poi unirà in un unico fotogramma per estendere la latitudine. Altra funzionalità integrata è, conosciamo tutti, il filmato time-lapse, quel classico effetto che vede le nuvole a partire dal sorgere del sole, ovviamente fino al tramonto, molto velocemente. Ebbene, quelle le si prendono ovviamente con fotogrammi intervallati di singole foto. Noi possiamo richiedere l'intervallo, selezionare quanti scatti fare nell'arco di tempo, e in automatico la fotocamera ci registrerà un filmato continuo già a disposizione sulla card, che ovviamente posso esportare. Dal punto di vista del video, registra filmati in Full HD in formato H.264 on camera, ma anche offre la possibilità di poter, attraverso l'uscita HDMI, di avere un'uscita pulita del live view, quindi in Full HD, e poter registrare esternamente con videoregistratori digitali per ottenere addirittura quindi un Full HD non compresso anche. Presa microfonica stereo con tutte le regolazioni dei livelli on camera, monitorabili anche attraverso la presa cuffia o attraverso comunque il display LCD che ci mostra i picchi di visualizzazione. Moltissime quindi le novità, ma sicuramente ecco arrivata e disponibile la Nikon D800.